Dio che in ogni epoca della storia ha mandato la sua parola. Alleluia, per redimere l'umanità. Città di Cristo, converti, abbandona la via larga dei tuoi peccati, abbandona la via malvagia della sua ribellione, abbandona quelle cose brutte che ti stanno allontanando da Dio, abbandona quei brutti desideri, abbandona quei cattivi desideri, abbandona la menzogna, abbandona l'adulterio, abbandona la bestemmia, chiedi perdono a Gesù e rivestiti dell'amore di Dio, rivestiti della fede, abbraccia la fede, alleluia, perché senza fede l'uomo è perduto, senza fede gli esseri umani sono persi, possono avere soldi, belle macchine, belle case, guardate qui quante belle costruzioni, quanti bei negozi, gli uomini pensano ai loro affari, al loro guadagno, allo shopping, ma hanno un cuore vuoto. Alleluia, chi ha orecchie da udire ora? Oggi la società sta vivendo solo di illusioni, di apparenze, di materialismo, ma tutto è vanità delle vanità. Così diceva un antico predicatore, vanità delle vanità. Non vivere nelle vanità, non vivere nelle vanità di questa terra peccaminosa, vivi con Cristo, amen, vivi con Cristo, giovane, consacrati a Cristo, ragazza, consacrati a Cristo, donna, segui Cristo, non seguire le vanità terrene, effimere, le apparenze, le esteriorità. Quante persone oggi pensano al materialismo, alle apparenze, alla bellezza fisica. Sono belli fuori, ma dentro c'è la sporcizia. A che serve essere belli fuori se dentro c'è il marciume, il peccato, l'odio, la cattiveria? Se c'è, cari, un cuore duro, a che serve l'apparenza esteriore? Il Signore vuole purificarti dentro. Alleluia. Gesù ti vuole purificare dentro. Gesù ti vuole illuminare dentro. Questo è il Vangelo. Questa è la salvezza. Questa è l'opera dello Spirito Santo. Aprite i vostri cuori alla parola. Credete alla parola di Dio. Alleluia. Conoscerete la verità. E la verità vi renderà liberi. Giovanni 8:32, così dice il Vangelo, carissimi, gloria a Dio, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Care donne che siete qui, cari giovani, avete bisogno della verità. La verità dura in eterno. La verità della parola di Dio è incrollabile, immutabile, indistruttibile. La verità ti farà libero, libera, libero dal buio, dall'errore, dalla menzogna. E ti vogliamo dire questa sera, la verità ha un solo nome, ascoltate, la verità ha un solo nome, la verità è Gesù Cristo. Gesù Cristo è la verità, carissima, anche lei. Gesù è la verità, la via, la verità e la vita. Cerca la verità della parola del Signore. Non di solo pane vive l'uomo, città di Busto, anima che ascolti, donna che ascolti, ragazzo, ragazza, non di solo pane vive l'uomo, non vivere di solo pane. Non vivere di solo materialismo, ma è la parola di Dio che ci dà la vera vita. Ecco perché riusciamo a predicare.